Eccoci! Bentornati, bentornati! Ma è una trasmissione travagliata stasera. Travagliata, ma adesso abbiamo l'entrata del regista più contestato e diciamo più chiacchierato del momento. D'Italia e del momento. Con noi ho il piacere di avere Massimo Emilio Gobbi. Bravo! Vediamo se lo facciamo entrare con calma. Sta sistemando la cravatta. Due. Il microfono. Un attimo. Ok, è bello della diretta. Ci vuole un attimo perché poi entrerà Massimo Emilio Gobbi, regista. Regista e insomma, come tutti i registi, si fanno un pochino attendere. Con lui andremo a vedere un sacco di personaggi, poi vedremo il trailer del suo film e tante altre cose. Non era quello? No. Vabbè, signori, Massimo Emilio Gobbi! Bravo! Bravo! Benvenuto! Benvenuto. Si accomodi. Dove mi fa? Dove? Gli hanno rubato il posto, si accomodi qua. Ci sta? Speriamo di sì. Hola! Ok. Ci state un po' strettini. No, stiamo abbastanza bene. Dai. Però siete belli comodi. È sempre freddo qua, quindi. Se no lei si sposta di là e così vi stringete di là. Ci state? Va bene. Allora, iniziamo a parlare con Massimo Emilio Gobbi, regista. Intanto per noi è un piacere averla ospite. Come mai questa tenuta un po' da padrino? Un po'? Un po' da padrino. Sono timido, lo sai. Timido. Okay. Non lo so. Allora, noi iniziamo parlando del... Abbiamo detto che ci diamo... Del tu ce lo diamo fuori onda e ce lo diamo anche in onda. Anche certo. In onda del tuo ultimo film. La fuga di Scarface. Questo è il tuo ultimo film. Prima di andare a vedere il trailer, possiamo dirne due parole? Diciamo che questo non è il mio ultimo film, questo è un film che ha fatto un po' di storia perché ha girato Fabrizio Corona. Contestato Fabrizio Corona. Per cui credo che ci stia anche guardando, perché ci troviamo a Brescia, no? Ci troviamo a Brescia, ma lui credo che si trovi a Milano. Ma a Milano... Sì, no, ma intendo dire, non nel proprio... Nel canale 72. Certo che si vede canale 72. Cioè, in carcere si vede... Cioè... Ah, ecco, io non volevo dirlo, però sì, esatto. No, in carcere qualsiasi cella ha... Hanno un televisore piccolo, ma ce l'hanno. Per cui seguono il carcere, sanno tutto di cosa succede all'esterno. È che sono praticamente blindati in una... Quindi Fabrizio Corona è stato, a parte che vabbè, è un po' un personaggio che fa sempre parlare di sé, vabbè, adesso le ultime cronache l'hanno riportato ancora in carcere, però quindi è uno degli attori di questo film. Sì, ha fatto l'attore, ma non solo lui, cioè, ci sono stati tantissimi attori, anche Mario Donatone di Francis Ford Coppola, per dirti, quello che ha... ammazzato fuori dal teatro Michael Corleone, no? Ha avuto diversi attori, veramente un cast importante, un film che ho girato qualche anno fa, tenuto nel cassetto e riproposto oggi. Allora, andiamo a vederne il trailer di questo film, così abbiamo modo magari anche di parlarne con... gli altri nostri ospiti. Quindi andiamo a vedere la clip del trailer e poi torniamo qua in diretta. Prego. New York, 17 febbraio 2013. Hai comprato il submarino russo? Viene il submarino russo?
E abbiamo questo cazzo di televisore, che sarà di 30 anni prima, con questo cazzo di registratore. Ho chiesto delle cose moderne, no? Eccoci! Bravi! Questo è il trailer del film. Sembra molto interessante. Assolutamente interessante, anche perché poi c'è il genio del regista che ha portato la sua... Ecco. Siamo, è partito, cioè, se non c'è il disturbatore non siamo contenti. Sono pagati. Ci sono i fantasmi. Esatto. Allora, quindi questo è, giustamente, tornando alla cronaca, Corona, personaggio che fa sempre comunque discutere e parlare di sé, è uscito questo film. Cioè, l'hai riproposto. Però Massimo Emilio Gobbi ha fatto una serie di film, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere una serie di personaggi, perché voglio vedere, avere il tuo parere. Quindi lo andiamo a vedere, non so se lo vediamo dal monitor di qua. Sì, eccolo, però, lì, eccolo. Scusa Cristian, io volevo anche intervenire un attimo. Sì, prego. Questa sera io sono venuto perché uno contro tutti, no? Ma quelli che sono stati invitati... Sono scappati. No, quando si trovano di fronte il soggetto che dovrebbero in qualche modo attaccare, io non me li trovo, mi trovo quattro invertebrati qua in studio e non c'ho assolutamente le persone che... Io sono partito da Venezia per fare uno contro tutti e mi trovo, invece di trovarmi le persone che sono state giustamente dall'autore invitate, mi trovo assolutamente quattro invertebrati. Vabbè, non so, adesso dobbiamo vedere gli invertebrati, so, su. Non so, non so, Emilio, io non so se Massimo devo... Signor Massimo Emilio, è sempre invertebrata questa, più vertebrata di questa, per favore, non mi... Guardi, no, guardi come è vertebrata, faccia vedere le vertebre. No, perché, Cristi, tu sei un grandissimo giornalista, un direttore di testata, molto... Direttore di... Sei un direttore. Sì, dai, Massimo Emilio, la smetta di fare... Sei un direttore di testata, no? No, direttore di testata è un altro. Vabbè, però... direttore del network. Sì, però si siede... Si sega, la smetta! Cioè, ragazzi, dove sono questi che mi avete invitato? Ti è seduto! Cioè, non l'ho capito. Allora, cioè, questo qua, da dove è saltato fuori questo qua? Che roba è? È un uomo molto intelligente, in realtà. Dopo lo vediamo. L'abito non fa il monaco. Più che altro i capelli. Vabbè. Magari i capelli. Vabbè. Però i capelli. Allora, andiamo a vedere i primi commenti, poi avremo modo magari di
vedere altre situazioni. Riproponiamo Cruciani e Parenzo. L'opinione di Massimo Emilio Gobbi qual è? Grande, grande trasmissione? Beh, Radio 24? Beh, diciamo che è una trasmissione di Confindustria su Radio 24. L'unica che fa ascolti, tra l'altro. Fa ascolti, fa tantissimi ascolti. Va in onda dalle 18.30 alle 21, poi anche in replica, mi sembra, alle 24. Mi hanno intervistato e sono due bei froci. E guarda che questo qui, detto in questo programma, è il massimo, eh? Eh? Dove il 90% sono tutti gay. Si vergogni! Quindi attenzione! Che lei dice così, poi secondo me quei due se li ha anche portati a letto, lo dica! Ecco! Sotto quegli occhiali si cela un gay... Non si può dire frocio! Non si può dire! Vergogna! Che qua sono tutti froci, tra l'altro! Cioè, appunto! No, vabbè, ma parla per te, però, cazzo vuoi! Figlio. Però, no, tutti a prescindere da questo, perché... Questo non inficia la qualità del programma. Scusate un attimo. Mi spinge? L'appartenenza sessuale non cambia niente nella qualità di un programma. Questo a prescindere. Io no. Perché sennò dovremmo dire che lei è vestito così. No, dovrebbe essere ridicolo. Io posso, invece no. Ma mi hanno intervistato una sera. Poi le interviste che fanno dicono che è diretta. Alla fine hanno incominciato a chiamarmi la sera prima per intervistarmi al giorno dopo, dandomi anche... Ma per forza c'hai il telefono dal 1200, dai, sì. Perché regista, c'hai l'aereo, poi c'hai il telefono preso alla Lidl, vergogna! E togliti il cappello! E tagliti i capelli, dimmi. Ma un bel look! È un bel look, bravo! Bravo, il grande regista! Vabbè, lasciamo parlare il regista, per cortesia, se no voglio dire, non usciamo voglio, vivi. Voglio dirti, Parenzo, cioè Cruciani, non posso... assolutamente dire nulla. Parenzo è venuto a 20 anni fa, 25 anni fa, da me a raccomandarsi per fare il suo programma, perché io lavoravo a TV7 Triveneta all'epoca, facevo il reporter e facevo un programma televisivo, c'era questo ragazzino col Vespino e ha mangiato, me l'ha presentato un direttore di testata, un certo Italo Tassinari, che è ancora vivo, per cui basta chiamarlo e confermerà quello che io sto dicendo, e per cui il bravissimo Parenzo è venuto a raccomandarsi da me 20 anni fa, 25, per cui lezioni di moralità da Davide Parenzo, il sottoscritto. Non ne vuole. Non altra ne vuole. Immagine, perché dobbiamo correre, perché sono 10 personaggi, quindi vediamo l'altra foto. Oh, Lele Mora. Jerry Scotti. Lele Mora. Sai che di primo punto sembrava Jerry Scotti. Davvero, sembrava Jerry Scotti, adesso Lele Mora in realtà è molto dimagrito. Lele Mora è un altro dei tuoi partner, no? Anche grande manager. Cosa vuoi sapere di Lele Mora? La tua opinione. Grande manager, ma Mora anche lui ha avuto vicissitudine giudiziaria. Quando era in carcere mi ha scritto diverse volte in produzione, avrò oltre 60 lettere sue, adesso è diventato irraggiungibile, non si capisce il motivo. Non si capisce il motivo, perché quando sono in carcere ti cercano per 1500 ragioni, per 1500 ragioni, ok? Che partono da discorsi economici a non discorsi economici. Poi quando escono dal carcere, quando io devo parlare con Lele Mora, mi passa il segretario di turno che mi sta su casa, cioè, certo. Non esiste. Però voglio dirti, Lele Mora io gli voglio bene, non ho mai chiesto niente a Lele Mora, lui lo sa, siamo amici, sono stato ospite diverse volte in Sardegna all'epoca quando aveva la Casa Bianca in Sardegna, la Villa Bianca in Sardegna, come si definisce, per cui là ho conosciuto un po' tutto il jet set internazionale. Ma cosa ti Andiamo sei? All'altra immagine. Altra immagine, altro personaggio. Oh, Andrea Scotti. Di Pre, che è stato più volte in questa trasmissione. Persona che sa comunque utilizzare il marketing Andrea della comunicazione. Andrea Di Pre è un personaggio che ho creato io tanti anni fa. Io facevo televisione alla 9 e ci siamo inventati che fosse il figlio di Sgarbi all'epoca. E da là è partito Andrea Di Pre. Andrea Di Pre è vissuto per un periodo a casa mia, quando era una persona ancora gestibile, in qualche modo. Oggi so che...
Fa film porno? È un po', sì, è diventato ingestibile in tutti i sensi. Comunque è un ragazzo che ho scoperto io. L'altra immagine? Questa non so chi sia. Noemi Letizia, questa mi ha creato tanto successo, ma anche tanti guai. A Berlusconi. E anche a me. Anche a te? Sì, anche a me. Hai capito. aspetta che adesso scopriamo gli altarini. Ah, e non solo sei bisessuale allora. Ma cosa, posso farti una domanda? Che ti servono i giornali che tanto non sai leggere? Sul tuo profilo ci sono meno H che in tedesco, come mai? Dopo ti rispondo. Bro. Beh, rispondimi adesso. Cambia spacciatore. Cambia spacciatore, dai. Lo dicono tutti di cambiare farmacia. Vabbè, quello me l'hanno già detto tutti. tutti quelli. Il bodyguard ne sa qualcosa. E insomma, mio figlio, infatti, non si vergogni. Smetta con quel cappello. Allora, sta Noemi. Noemi, fuori. Noemi, l'hai panata la Noemi o no? Noemi Letizia è stata, diciamo, il... l'inizio dei miei tra virgolette guai, nel senso guai giudiziari? Anche giudiziari, sì, all'epoca, poi assolto, ma è stata l'inizio, perché è venuta Noemi Letizia, è la signorina che ha fatto separare Silvio Berlusconi all'epoca, per cui certo. E che ha aperto tutto il fascicolo ha dell'oggettina. Aperto tutto il fascicolo. Eccolo qua, infatti, vediamo Berlusconi. Sembra ringiovanito. Per cui Noemi è stata la concausa della separazione di Silvio Berlusconi. La moglie aveva mandato la lettera all'Espresso e tutta una serie di conseguenzialità. E lei è venuta con me al Festival Cinema di Cannes. La moglie? Dico di Venezia, scusa. Ah, ok. Per presentare un film, Camorra Days, un film dove durante la presentazione del film è subentrata Striscia la Notizia, perché avevano incaricato dei personaggi un po' strani, dicendo che Noemi Letizia non era Noemi Letizia, ma io andavo al Festival del Cinema con una sosia per farmi pubblicità. Da là è nato un processo, sono nati tutta una serie di azioni giudiziarie nei miei confronti, e poi come la verità esce sempre, Noemi Letizia era lei, tutti i giornali dell'epoca ne hanno parlati, non solo Novella 2000 ha dedicato 30 pagine a Noemi Letizia, per cui diciamo è stata un successo da una parte. Calcola che io venivo dal... Tanto vediamo anche l'altra immagine, perché dobbiamo un po' correre. Sì, vai. Oh, questo padre era Amort. Padre, Jerry Scotti? Padre Amort. Jerry Scotti. Jerry Scotti. Padre Amort, esorcista. Padre della morte. Cosa c'entra il prete? Pure, ti sei appannato pure il prete, non lo so io, che vergogna! Portiamo rispetto per il piacere che la tigre arriva alle querele, va? Infatti. Stai buono. Allora, dopo voglio rispondere a... È morto? Sì, ma tanto... No, dopo voglio... Sì che è morto. Voglio su padre Amort, voglio rispondere a questo demente. Questo demente? Questo da dove l'avete trovato? Da dove l'avete trovato questo demente? Da dove l'abbiate trovato? Beh, vediamo l'altra immagine, dai. Che dobbiamo correre, l'altro padre Milingo. Che pure... Cazzo che... Preti, Emanuele Milingo ha partecipato al mio film, dove c'era quel film famoso di Noemi Letizia, diciamo. Monsignor Milingo. Ah, pure Milingo? Non lo so. L'altra macchina. L'altra macchina. Non è la torta, Oh, questo non so chi sia invece. Brigitta Bulgari. Ah, Brigitta Bulgari. Mi scusi, signore Emilio Gobbi, che ore sono? Aspetta un attimo, se no non usciamo più qua. Vediamo le altre. Chi è? Vediamo le altre immagini. No, perché questo lui aveva al suo orologio di questa, lui, no? Ah, Bulgari. Sì, Come vai là al suo orologio, lei? Poi te lo spiego. Lo spieghiamo adesso? Spieghi adesso. Allora, Brigitta Bulgari è stata un'attrice sempre in quel film, in un film La fuga di Scarface. Sì. Ma denunciato per furto di un orologio.
stai buono, coglione, tu sei un coglione. Voilà, bravo, lo dica, tu non sai di devi cosa, stare zitto. Tu non sai di cosa stiamo parlando. Sto parlando che hai rubato l'orologio. Questo qui è nato coglione e morirà coglione, capite? Bravo. Capito? Cioè questo è un coglione nato. Si calmi, non sa, seduti. Non sa di cosa stiamo non parlando. Ferma. Ecco. No, non sa di cosa stiamo parlando. È arrivato il nostro bodyguard. Un applauso. Bravo. Intanto noi facciamo ballare la nostra Cleopatra. Tanto che il nostro regista si calma. Chris, c'è un messaggio per Cleopatra. Ma dai, che ladra, guarda, dove l'avete trovato? Dato che ci siamo. Che cosa non offendiamo Cleopatra, allora, che Cleopatra è una grandissima cantante. La canzone delle straghe, però mio cuore da sidia. Ah, te la vado a prendere io, non ti preoccupare, amore. La sono qua apposta. E che cosa c'è? Ah, la sedia rombella. Allora, facciamo il coso per calmare gli animi. Ma quando è che comincia le televendite? Tra 5 minuti. Sono qua col baldacchino. Cleopatra. Gelati, pinguini, ghiaccioli. Un ammiratore. Ah, sì, giusto, la scoppia. Cleopatra si è trovata un ammiratore. Cleopatra si è trovata un ammiratore. Allora, sentiamo il messaggio di Cleopatra. Allora dice, Cleopatra è una dea. Ed è molto eccitante. Oh, abbiamo trovato. Coraggio. E allora musica. Brava, 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 brava. Sono andato in trasferta 5 minuti a Zanzaro e sono tornato. Scusa un attimo. Ma sei vestita così da stanotte, Cleopatra? Lo fai con la carta igienica. Fa paura, ma... Cosa dite? Vuole? Dolcetto. Deve parlare qua. Dolcetto. Abbiamo gente, non vorrei dire io, però. Aspetta, vediamo che... Tu cos'è che vuoi? Cos'è che vuoi? Sapessi cosa vorrei io, tesoro! Orca puttana! Piano! Ti do un dolcetto? O ti do un scorzetto? Bene, bene! Torno a Zanzaro io, eh! Bene, grazie, scusa! Regista, scusi! Faccio tutto io, va! Siamo in chiusura? No! Il cinema qua, il reparto cinema qui è ancora aperto? Non siamo in chiusura perché abbiamo 3 minuti. Bene! Allora, senti qua. Ah, già, è vero che c'è ancora. Cleopatra, senti, grazie. Allora, adesso Roberta, visto che non abbiamo il tempo di far vedere tutte le altre immagini, ti farà vedere l'immagine cartacea di un ospite, che non abbiamo, di un ospite, di un personaggio di Striscia Notizia. Vediamo chi è, lo fai vedere a Sergio e poi vediamo Emilio Gobbi che cosa risponde. Moreno Morello di Striscia la Notizia. Striscia Notizia, grandi ascolti, grandi inchieste. Grandi inchieste, un personaggio che sa fare il suo lavoro. Tu cosa ne pensi? Cioè, a parte la barzelletta che sono venuto qui perché... Non mi sono trovato quelli che dovevo trovarmi. Forse per paura, forse, non lo so, mi temono, oppure parlano quando non ci sono. Questo signore che mi ha sforato la nostra sicurezza nel 2009. Moreno Morello. Sì, Moreno Morello. Questa qui cos'è? Una carta? È un po' duretta. Però per nettarmi il culo,
Sì, vabbè, lasciamo. Vabbè, possiamo il culo possiamo con questo qui. Con questo qui me lo posso pulire. Anche se è ruvida, va bene lo stesso. Mi pulo il culo. Okay? Mi pulo? Lei è un analfabeta, no, si vergogni! Diciamo che Moreno Morello non è capace a parlare! Può risponderla. Ma può rispondermi quando vuole. Non lo aspettiamo. Sicuramente, no, fermati un attimo. Risponderà. Sicuramente non troverai la sicurezza che hai trovato nel 2009. Amico, troverai altre persone. Non sforerai la security, ok? Bene. Devi cambiare lavoro. Ciao. Ciao. Bene. Grazie. Tu si va a far cacca. Allora, sto mangiando la carne. Insomma, e si vergogni. Grazie a tutti. Grazie a Thomas in regia. Grazie a Carlo, completo. Grazie a tutti. Ci vediamo giovedì sera con Free People. Giovedì sera, 23, Free People. E ci sarà la Maurizia. Maurizio Paradiso. Aiuto. A martedì ciao. Prossimo, grazie. Ciao. Devi arredare il tuo bagno? Vieni nel nostro showroom Gruppo AD a Desenzano del Garda. Ti aspettano sconti speciali su tutti i prodotti. Con il supporto del personale qualificato a tua completa disposizione, è possibile trasformare una semplice stanza da bagno in un vero e proprio ambiente funzionale e di design. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Desenzano del Garda. Toccherai con mano i nuovi prodotti tecnologici. Le vaste sale d'esposizione mostrano al pubblico anche più esigente numerosi articoli per il vostro bagno. Specchi, sanitari, termorredi, vasche, box doccia, mobili e tutto ciò che renderà il bagno dei vostri sogni. Gruppo AD può soddisfare le esigenze più moderne con soluzioni personalizzate ad alta tecnologia ed innovazione. Effettua consulenze totalmente gratuite e realizza insieme a te il tuo bagno virtuale e ideale in modo che tu possa visualizzarlo e viverlo ancora prima di realizzarlo. E ve lo dice Barbara che di bagni ne ha acquistati due.